Queridos amici amanti del tessuto collettivo e della fascia, sono Marco Montanari, parleremo oggi di fascia e allenamento. La fascia ha questa proprietà tissotropica colloidale di assorbire energia potenziale e rilasciare energia cinetica. Questa proprietà di assorbire e rilasciare energia la possiamo autonomamente sviluppare nel nostro tessuto connettivo con massaggi oscillatori che vengono dalle manovre di oscillazione e di integrazione fasciale, con automassaggi oppure con movimenti oscillatori che vengono dallo stretching, dal pilates o dal fitness. Gli esercizi sono molto importanti per aumentare il turnover dei fibroblasti e per aumentare la sintesi e il rinnovo delle proteine, quindi la sintesi proteica all'interno del tessuto connettivo. Quindi esercizi di fitness, esercizi di movimento aiutano la nostra fascia a mantenersi giovane e elastica. C'è un'influenza dell'età nell'aumentare della fibrosi muscolare, ma questa fibrosi può essere diminuita proprio con l'esercizio fisico. Una ricerca mostrata da Schleip nel Fascia Congress Internazionale 2019 a Berlino Urania mostra esattamente una immagine in cui c'è una fibrosi di un giovane di 20 anni sedentario e invece un muscolo di un adulto sessantenne che svolge regolarmente attività fisica, e vediamo che un uomo di 60 anni può avere meno fibrosi muscolare rispetto a un giovane ventenne. Questo perché non soltanto viene ridotta la fibrosi muscolare, ma si può addirittura invertire il processo. In ultimo, la fascia è un organo sensoriale ed emotivo, ha più di 100 milioni di recettori al suo interno e possono essere ravvivati, rigenerati, ricreati proprio grazie all'esercizio fisico e al fitness. Movimenti di fitness funzionale, specialmente movimenti di fitness che scuotono il nostro corpo, come aerobica o salti, jumping, bellicon, aiutano i nostri recettori a riattivarsi e quindi il nostro corpo ad essere molto più funzionale e molto più sveglio e reattivo. Per oggi è tutto, vi lascio, vi aspetto al prossimo incontro in cui parleremo di fascia, tessuto connettivo e vari aspetti della nostra vita. Ciao!